9 ammoniti, 5 espulsi, compresi gli allenatori di Paternò e Ribera. Tra l'altro sulla panchina ospite sedeva già un sostituto, il direttore sportivo Giovanni Martello, perché Brucculeri, il tecnico del Ribera, è squalificato. Finisce 2-1 al Falcone Borsellino davanti a pochi spettatori. I rossazzurri agguantano i 3 punti d'oro, ma la gara che si è decisamente animata nel secondo tempo è stata più combattuta che bella. Il primo tempo è lento, il Paternò sembra spento e poco incisivo. Il Ribera stenta a trovare il giusto equilibrio, ma già dai primi minuti si capisce che per l'arbitro, la signora Carina Vitulano di Livorno, sarà una gara difficile da gestire, anche se lo fa in modo severo e competente. Al 38esimo sblocca la gara Savanarola su punizione concessa per un fallo di Palazzo, tiro potentissimo, impossibile parare per Lingua Glossa. La prima frazione di gioco si conclude con l'espulsione di Barberi per il Paternò e Casisa per il Ribera, che arrivano alle mani a bordo campo. Nella ripresa il Paternò sembra più determinato e di nuovo il giovane Savanarola, forse alla sua ultima gara in maglia rossazzurra, a segnare il gol del raddoppio su calcio d'angolo battuto da Truglio. Il Ribera cambia assetto, Martello sostituisce un difensore Caldarella per un attaccante Ervini, spostando dunque la difesa da 4 a 3. Dopo la seconda rete gli ospiti reagiscono e vanno a rete al 12esimo su tiro di punizione di Palazzo. Qualche minuto dopo il Paternò a farsi pericoloso in area avversaria si crea confusione. I padroni di casa chiedono un rigore per un presunto tocco di mano di Noto, che l'arbitro però decide di non concedere. La tensione cresce, qualche minuto dopo il Paternò rimane in 9 uomini per l'espulsione di Scalia per doppia ammonizione. Nel finale il Ribera sfiora il gol con Licata. Solo una prodezza di vecchio riesce ad evitare il pari. La gara termina tra la tensione generale, 8 lunghissimi minuti di recupero e i 2 allenatori espulsi.